A fronte delle accese proteste dei parroci e dei sindaci di quei numerosi comuni che sono risultati a forte rischio di isolamento per i vari collegamenti interrotti e per le tante criticità della mobilità interna del territorio, c'è stato l'impegno della Giunta regionale di produrre un piano di intervento complessivo, individuando le iniziative per superare l'emergenza delle strade dissestate. Abbiamo risposto a un appello dei parroci di qualche mese fa su un'area complicata, abbiamo chiesto ai sindaci di fare squadra e l'hanno fatto abbastanza bene ed è venuto fuori un progetto complessivo per strade provinciali insieme alla provincia di Campobasso di oltre 5 milioni, 5 milioni e 6, con il quale interverremo e devo dire questa volta con un lavoro complessivo funzionale e mi auguro anche utile per la cittadinanza. Sono interventi che diciamo mutuiamo dalla esigenza dei sindaci e riguardano tutte le strade provinciali principali, i ponti e tutte le aree che collegano la decina di comuni interessati da questo intervento. Va ricordato che questo significa che gli stessi sindaci hanno rinunciato in parte a interventi interni per scaricare tutta la disponibilità finanziaria su questa viabilità che probabilmente era arrivata al collasso ormai. Ed adesso facciamo la delibera di impegno e penso che per i primi interventi, cioè la variante del primo ponte, il progetto sia già pronto, il soggetto attuatore è la provincia, quindi va ricordato che tutto questo passerà alla provincia di Campobasso, poi man mano che arriveranno i progetti noi saremo nelle condizioni di avviare le gare d'appalto e si andrà avanti. Una decina, tutti quelli dell'area del Trigno, Acquaviva, Tavenna, San Felice del Molise, Castelmauro, Monte Falcone, tutta quell'area che aveva già protestato in forma integrata, ma a noi sembra anche un buon esempio di amministrazione quello di lavorare con i sindaci in una maniera matura e non pensando soltanto al piccolo confine.